Galdi Autismo e Scuola 2, un'iniziativa che si ripete sul territorio di Cava dei Tirreni dopo aver avuto la prima volta, andata la prima volta in scena lo scorso aprile, e tratta appunto la tematica dell'autismo, una tematica che subito è stata presa a cuore dall'amministrazione comunale da lei rappresentata, che ha aperto, possiamo dire, il contesto scolastico cavese al progetto portato avanti dalla dottoressa Daniela Russo De Luca. Cominciamo col dire che la dottoressa Daniela Russo De Luca è un professionista che ha fatto importanti esperienze negli Stati Uniti d'America e che sta portando in Italia un progetto culturale, prima ancora che di riabilitazione e di reinserimento di questi bambini, che purtroppo sono sempre di più richiedono particolare attenzione da parte ovviamente delle famiglie, del sistema sanitario, ma anche di tutte le istituzioni. Quindi siamo felici di sostenere questi percorsi di comprensione, anche di particolari metodi di colloquio, di reinserimento, anche perché se si riesce a fare una vera cultura della prevenzione, probabilmente questo tipo di malattie anticipate nell'approccio e nella cura possono dare delle prognosi poi migliori. Quindi una iniziativa importante in cui anche l'amministrazione comunale è direttamente coinvolta. Assessore Vincenzo Lamberti, subito manifestato dal primo incontro con la dottoressa Daniela Russo De Luca l'interesse e il forte coinvolgimento per la tematica dell'autismo, in particolar modo per l'inserimento nella scuola italiana, specie nel contesto locale, del trattamento ABA. Sì, abbiamo subito condiviso come amministrazione comunale e come ovviamente assessorato alle politiche sociali e alla pubblica istruzione questa progettualità, metodologia che ci è stata presentata dalla dottoressa De Luca. Io penso innanzitutto che ogni positivo contributo volto a migliorare il contesto, in questo caso pedagogico, educativo in generale e in particolare nei confronti dei diversamente abili, e direi ancora più in particolare in questo caso nei confronti dei diversamente abili autistici, va sempre colto, apprezzato e sostenuto. Quindi non solo c'è la condivisione da parte dell'amministrazione comunale, il patrocinio morale per quanto riguarda queste attività che si dovranno svolgere, c'è stato un coinvolgimento diretto delle istituzioni scolastiche che saranno ovviamente presenti e attente il 14 dicembre al Marte, e si avvia questo percorso volto a migliorare appunto la formazione dei bambini, dei ragazzi nelle scuole che hanno queste difficoltà. Quindi da parte nostra massima sinergia con l'associazione e collaborazione per tutto quello insomma della quale la dottoressa De Luca e l'associazione stessa potrà avere bisogno. La dottoressa Daniela Russo De Luca, presidente dell'associazione Children's Smile, nonché coordinatrice USA Mastering BCBA del Florida Institute of Technology. Presentiamo quest'oggi il meeting Autismo e Scuola 2 che si svolgerà il 14 dicembre presso il Marte Mediateca qui di Cava dei Tirreni. Quali saranno le tematiche affrontate in quella circostanza? Innanzitutto il metodo ABA e dell'originalità del metodo ABA, infatti parliamo di metodo ABA e non di metodo ABA, e purtroppo perché c'è una confusione anche in Italia. Ed innanzitutto si vuole, il primo obiettivo della SIA dell'associazione è quello di fare un censimento a Cava per dei bambini disabili all'interno delle scuole. Questo perché è fondamentale questo primo passaggio per poter passare al secondo. Il secondo obiettivo è quello di, si spera, attraverso la collaborazione dei dirigenti scolastici, una conoscenza maggiore del metodo IBM all'interno della scuola e quindi fare soprattutto dei corsi di formazione specifici per gli insegnanti di sostegno. Questo è importante. Lo scopo nostro è quello di inserire il metodo IBA all'interno con persone qualificate all'interno della struttura scolastica, sperando così di poter affrontare questa grossa problematica dell'autismo in un modo altamente qualificato. La situazione attuale del trattamento IBA nel contesto scolastico italiano, a che punto siamo? Zero. Quindi ci sarebbe da lavorare, un vero e proprio impegno da mettere in campo? Sicuramente, perché gli insegnanti di sostegno
hanno sì una conoscenza delle disabilità, ma sono generale. Ed per quanto riguarda l'autismo, perché l'autismo è una tematica abbastanza importante e complessa, c'è bisogno comunque di un metodo, questo fortunatamente il metodo BA, che da poco si è inserito anche nelle linee guida dell'autismo, faticosamente in Italia, però ci siamo riusciti, cosa che invece in America già dal 1957 con Skinner è già in atto. Quindi dobbiamo cercare di considerare questa diciamo nuova prospettiva e quindi questo nuovo cambiamento.